tante strade, tante storie ci hanno portato qua all'Istituto Iozzelli di Monsummano Terme. Sono con l'insegnante Claudio Dalla Rosa di tecnologia della scuola media. E questo progetto, ecco, di cosa parla? Allora, è un progetto sullo studio dei nomi delle strade del comune di Monsummano. Praticamente i ragazzi hanno fatto uno studio sui nomi che sono stati dati alle strade e poi hanno fatto delle schede legate ai personaggi. Hanno fatto prima un lavoro dal punto di vista, diciamo, artigianale, con le schede, con tutte le immagini, e poi dopo hanno riportato questi dati su una mappa di Google Maps. Ma davvero? Sì. Cioè, quindi possiamo vedere direttamente, questa è una cosa interessantissima, perché presumo il fatto che ovviamente, eccolo qua, ecco, possiamo vedere. Praticamente su ciascuno di quei segnalibri corrisponde una delle strade e andando sopra una qualsiasi si apre la scheda con il personaggio e la sua foto. Quindi poi oltretutto, torna un attimino indietro Marco per favore, con la freccia lì accanto all'arancione, lì, a quel punto sono stati anche categorizzati e quindi praticamente ci sono le vie suddivise per professione, per interesse, per genere. Vai sulla prima. Valori civici, a volte c'è via. Sulla prima, quella della... E si apre la scheda con tutto. E a quel punto sono stati fatti dei grafici in modo da capire come sono state distribuite fra i vari categorie. Quindi per esempio per genere si vede che la gran parte è maschile, poche donne. Oppure ci sono per esempio per origine italiani, stranieri, non so quant'altro. Ecco, hanno istituzioni, qual è stato il periodo in cui sono state istituite la maggior parte delle vie, in modo da avere un'idea di quello che può essere poi fatto. Questa cosa è interessantissimo e poi vedo che abbiamo anche... Abbiamo anche, allora, questa è il QR code della mappa interattiva che apre direttamente questa. Okay. Poi sui personaggi locali, quindi praticamente... Quelli nomi, di cui sappiamo meno diciamo. Infatti, okay. Praticamente andremo a mettere, come vedete qui, c'è scritto Walter Iozzelli sulla piazza, andremo a mettere questi riquadri in modo che accanto al palo basterà cliccare con il telefono per vedere la scheda del personaggio. Ah, quindi se io vado in giro per Monsummano Terme da adesso, quindi tra qualche mese possiamo trovare i QR code realizzati dalla vostra scuola, dai ragazzi. Cioè, bellissimo questo progetto, perché molte volte guidiamo per le strade guidati dai nostri cellulari in maniera, sì, ma in che via sono? Non lo so, parlo io e non so nemmeno dove mi trovo in questo momento, ed è interessante studiare i nomi delle vie che fanno parte di noi, le nostre vite. Poi oltretutto è una comunità abbastanza piccola, quella di Monsummano, dove sono state situazioni storicamente importanti come l'eccidio del Padule, e quindi magari in quei punti avere un riferimento su quel cognome, di cui ci sono tante adesso famiglie che hanno lo stesso riferimento, andare a vedere quello che è successo su un parente che magari è alla lontana, e potrebbe essere una cosa, diciamo così, che le ha fatto anche comprendere qual è stato anche il vissuto. E allora vi faccio una domanda a voi ragazzi, semplice, chi mi vuole rispondere? Vieni qua. Sapevate la vita di tutti questi o è stata anche una scoperta qualcuno di loro? In realtà è stata anche una scoperta, perché per esempio io non sapevo neanche il personaggio della mia via. Della tua via, e dici qual è? Via Bruno Baronti. E non sapevi, dice, chi è questo Bruno Baronti a Bizzarrino? Te lo ricordi? Chi me lo dice? Chi è Bruno Baronti? È una persona che ha contribuito allo sviluppo di Monsummano Terme. Ah, vedete, bravi ragazzi, grazie al professore. E poi vediamo, ci stai trovando via Bruno Baronti. Vedete, lei ha fatto il segno, a lei subito è partita a cercare via Bruno Baronti. Guardiamo Monsummano, no, Bizzarrino, è a Bizzarrino, Bizzarrino. Qua potete vedere, ma professore, sì. Queste le possiamo trovare direttamente adesso, allora, su ogni Google Maps, oppure bisogna... Al momento è aperta solo a chi ha il link, okay. Però poi sarà ricercabile anche in rete, cercando Odonomastica Monsummano sarà possibile poi andare a trovare direttamente la mappa. Ragazzi, allora faccio un giochino che si è fatto con tutti. Questa è la lampadina del Zigeniale. Voi la tirate e la lasciate subito il cordino. Mentre tirate io vi faccio sì e voi geniale, va bene? Pronti? Sì? Geniale! Lasciate?